Giorgia, si apre ufficialmente la caccia di Minna e Marti. Allora, vieni, qui ci sono i camerini, l'abbiamo trovati. Giorgia, mi sa che siamo arrivati, eh. E tocca a noi! Vai, Giorgia! Oh, il cornetto, Giorgia! Ciao a tutti ragazzi, io sono Salvo e qui c'è la Giorgina. Buongiorno Giorgia. Buongiorno. Perché buongiorno? Perché ci siamo svegliati circa 20 minuti fa. Abbiamo già fatto colazione, infatti guardate Giorgia ha ancora i capelli a leone. A leone. Oggi è una giornata molto molto speciale. Giorgia, ci dobbiamo preparare per un evento molto molto importante, perché andremo a incontrare dei nostri amici che sono qui in Toscana oggi pomeriggio in un centro commerciale per un firma copie. Esatto, chi sono? Gli vogliamo dire, Giorgia? Sono? Minna e Matti, perché saranno in un centro commerciale Maremma per un firma copie. Ovviamente per il firma copie cosa ci vuole, Giorgia? Penna. Oh, esatto. E che cosa firmano? L'album e il libro. E il libro. E noi che cosa abbiamo qui vicino? L'album e il libro di... Vai, glielo facciamo vedere ai nostri amici. Guardate, questo è il libro di Minna e Matti che si chiama... Giorgia, glielo spiegherete perché io non lo so come funziona. Ovviamente. Ok. Il portale magico. Ma è bellissimo. Poi abbiamo anche l'album delle figurine, che però ancora non abbiamo terminato, perché ogni volta che compriamo le figurine troviamo tanti doppioni, vero Giorgia? Giorgia, ti direi di fare questa cosa: appena arriviamo al centro commerciale, arriviamo un po' prima, ci fermiamo in un tabaccaio e o un'edicola e ci compriamo 10 pacchi di figurine, che dici? Sì. Magari durante lo spacchettamento possiamo trovare anche il cornetto d'oro. Allora ragazzi, mentre Giorgia si sta preparando, perché veramente si è fatto tardi, vi raccomando sempre, se ancora l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli aggiornamenti e soprattutto lasciateci tanti like. Continuate a seguirci perché vi faremo vedere l'incontro di Giorgia con Minna e Matti al firma copie. Prima che ci dimentichiamo qualcosa, facciamo un check. L'abbiamo preso l'album? Sì, ce l'hai nello zaino. Perfetto, il libro di Minna e Matti? Ce l'hai nello zaino. La macchina fotografica per fare le fotografie? Ce l'hai in mano. Oh, scusa, è vero. E allora direi, Giorgia, che siamo pronti per partire. Andiamo. Ragazzi, ci siamo dovuti fermare in un bar durante il viaggio perché Giorgia si è ricordata che Minna è golosissima di cornetti con la Nutella. Ma sei sicura, Giorgia? Sì. Scusa, e a Matti? Non gli si compra nulla? No. Ma a lui che cosa gli piace? La carbonara. Cioè, la pasta alla carbonara? Ma sei sicura? Sì. Vabbè, al bar di sicuro non la vende la pasta alla carbonara. Vabbè, gliela porterà qualcun altro. Andiamo a comprare il cornetto. Mamma, ho comprato il cornetto con la Nutella per Minna. Bravissima. Su Giorgio, ora andiamo perché siamo in ritardo. Ragazzi, siamo arrivati al centro commerciale un po' in anticipo e allora direi, Giorgia, di andare a cercare per prima cosa le figurine. Numero 2, io ho una fame, quindi si va a mangiare. E punto 3, dopo andiamo a cercare di nascosto Minna e Matti. Andiamo, io prima vado a mangiare però, Giorgia, eh. No, io vado a cercare Minna e Matti. Ragazzi, abbiamo trovato una libreria e adesso chiediamo se c'hanno le figurine di Minna e Matti e chissà se troveremo il cornetto d'oro. Giorgia, trovate le figurine? No. Chissà che si va a chiedere alla cassa. Andiamo alla cassa. Oh, ce l'hanno, andiamo. Posso avere 3 pacchi di figurine di Minna e Matti? Ma 3 pacchi, magari 3 bustine, perché 3 pacchi. 2 e 3. Voilà. Grazie. Grazie a te. Chissà se troviamo il cornetto d'oro adesso. Alla fine ci siamo fermati a prendere un pezzo di pizza, io prosciutto e mozzarella. Vediamo, Giorgia. L'ho schiacciato con la mortadella. È schiacciato con la mortadella. Qui ci sono altri pezzi di pizza e la mamma invece. Pizza rossa. Pizza rossa. Ragazzi, abbiamo terminato di mangiare e prima di cercare i Matti, Giorgia voleva scattare le i pacchetti. Figurine. Esatto, le figurine. Vediamo che cosa trova. Ho già trovato una cosa di Natale che è 65. Ok. Matti con questa faccia. Brutta. 68.
Ok. Mi dice anche i numeri, eh? Wow, questa è bellissima. Ma che, Ninna è matti muscoloso? Sì. 48. 48. E basta? Niente, qui il cornetto d'oro non c'era. Io sono curioso di vedere se trovi il cornetto d'oro. Anch'io sono curiosa. Oh, dai, dai. Oh, oh, vediamo, vediamo. Wow, lo sto scartando, sono bravissima. Non c'è il cornetto d'oro. Ma che ne sai? Guardale uno a uno. C'è? Che mi sa che sotto c'è Willy. Willy, il cagnolino? Il gatto. Ah, scusa, il gatto. Niente, anche qui il cornetto d'oro non c'è. Scrivete nei commenti se qualcuno di voi ha trovato questo cornetto d'oro. Comunque, anche qui mi sa che il cornetto d'oro non c'è. Vabbè, facciamo così. Dopo l'evento magari compriamo altri 5 pacchettini, che dici? Sì. Adesso però, Giorgia, io direi di andare a cercare... Ninna e Matti. Andiamo? Andiamo, andiamo. Giorgia, si apre ufficialmente la caccia di Ninna e Matti. Allora, dove vuoi andare? Da quella parte o da quest'altra parte? Da questa. Da quella? Sì. E allora dobbiamo controllare negozio per negozio, Giorgia. Ma loro si nascondono spesso, sai dove? Nei camerini. Perché, scusami? Perché lì si possono chiudere la tenda e non si fanno vedere da nessuno. Andiamo, vai. Vai, vieni, vieni, qui ci sono i camerini, l'abbiamo trovati. Allora, questo qui non c'è nessuno perché, no, ci siamo noi. Questo, apri, 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 vediamo. Mannaggia, non c'è nessuno. Giorgio, però stiamo attendo, non è che apriamo e troviamo qualcun altro, Vediamo, vediamo, qui ci siamo. Lo trovo, no. Siamo noi questi. Siamo noi. Giorgia, mi sa che bisogna cambiare il negozio. Sì, andiamo. Vediamo, qui non ci sono. Quindi qui, di sicuro, Matti non c'è. Ci sarà Ninna. Ci sarà Ninna, ma loro non si dividono mai però, Niente ragazzi, anche qui in questo negozio Ninna e Matti non ci sono. Giorgia, mi sa che siamo arrivati, Qua inizia la fila per... Ninna e Matti, esatto. Non vedo l'ora! Per farci fare la firma... Nel libro e nell'album. E nell'album. Ci siamo? Come vi chiamate? Isabel, come vi chiami? Mattia. Domanda importante, avete trovato già il cornetto d'oro? No. Non l'hanno trovato, neanche Giorgia. Vabbè, facciamoci la foto. 3, 2, 1. Siamo in fila anche noi, ci manca poco, guarda, guardate, guardate. Mancano circa 10 metri, Giorgia. Ma che 10 metri? Ah, certo, Allora, abbiamo il libro, l'album e il cornetto per Ninna. Il cornetto per Ninna, il cornetto d'oro? No, il cornetto. Il cornetto d'oro. Ma che è? È il cornetto al cioccolato, come? Senza alla? Alla Nutella, guardate, lì c'è Ninna e Matti, c'è tra poco con noi, wow! E tocca a noi, vai Giorgia, vai Giorgia!
se per te. Ma posso vedere, eh? Allora, Giorgia ti ha portato un pensierino, Ninna. Che gli ha portato? Un panetto con la Nutella. Pensa ma che solo per me. Eh sì. Mi schiacciato. No. Se vo- ce lo sta mangiando, Giorgia! È buono? È povero Matti, guarda, è rimasto senza. Non c'è mai niente per me, non lo voglio mangiare, sono fermo. Vabbè, vabbè, vai, saluta, prendi la tua roba. Questi sono per te, la vuoi fare comunque una foto? Vai. Certo, vieni. No, ciao Matti, glielo dai un abbraccio? Vai! Ciao, ciao. Ciao ragazzi! Giorgia, sono proprio curioso di vedere l'autografo che ti hanno fatto! Me lo fai vedere, Giorgia? Sono proprio curioso perché non l'ho visto quando te l'hanno autografato! Gira, 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 guardate, questo è l'autografo! Ma sei contenta, Giorgia? Sì, che sono contenta! E l'album te l'hanno autografato? Guardate ragazzi, questo è l'autografo di Ninna! E Matti! Quando sei stata contenta? Da 1 a 100? Da 1 a 100? 100.000! Allora, Giorgia, io direi che qui veramente ci sta un grande. Wow! Ragazzi, allora finalmente abbiamo incontrato, dopo una giornata di girare al centro commerciale, abbiamo incontrato Ninna e Matti. E Giorgia si è fatto fare l'autografo sia sul libro che anche sull'album, che non so come abbiamo messo qui. Ma sull'album. Ma la cosa più bella è stata che, glielo racconti te? Sì, che Ninna ha mangiato il cornetto che gli ho portato. Con la marmellata? No, con, il, con la Nutella. Con la Nutella? Sì. E gli ha dato ben due morsi, gli ha dato Giorgia, sì. Ma ti rendi conto? È proprio golosa, è incredibile, lo sapevo, era così golosa. Il cornetto con la Nutella. Vabbè ragazzi, noi siamo giunti al termine di questo video. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciateci tanti like, iscrivetevi al nostro canale se ancora non l'avete fatto, e soprattutto attivate la campanella degli aggiornamenti. E noi come sempre vi salutiamo con un grande wow!